questa videolezione approfondiremo la conclusione del procedimento in conferenza di servizi, quindi l'emissione del provvedimento unico conclusivo del procedimento con tutte le sue caratteristiche. La norma ci dice che tutti i procedimenti in conferenza di servizi sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento, anche parziale eventualmente, oppure di rigetto, salvo che l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo. È esclusa, ci dicono le direttive SUAPE, la facoltà di procedere all'archiviazione d'ufficio del procedimento anche se conseguente all'inerzia dell'interessato. Il procedimento deve sempre concludersi con un provvedimento espresso. La determinazione conclusiva del procedimento deve essere emessa entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione della conferenza di servizi, sia essa in forma asincrona o sincrona. La legge regionale 24 del 2016 prevede che la determinazione conclusiva del procedimento in conferenza di servizi deve essere pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente presso cui è istituito il SUAPE e del comune interessato per un periodo di 15 giorni consecutivi. La pubblicazione del provvedimento finale assolve ogni onere di pubblicità legale eventualmente previsto dalle norme settoriali applicabili al procedimento stesso. La norma prevede anche che, tranne le eccezioni espresse puntualmente indicate nell'articolo 17 delle direttive, il SUAPE non può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di provvedimenti formali da parte dei soggetti partecipanti alla stessa, in quanto i provvedimenti formali sono sempre sostituiti dai pareri espressi nell'ambito della conferenza dei servizi o da considerare acquisiti eventualmente per tacito assenso, qualora gli stessi enti non si esprimessero nei termini della conferenza stessa. Vediamo quindi in dettaglio quali sono le eccezioni previste dall'articolo 17 delle direttive SUAPE. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi, ci dicono le direttive, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario che il SUAPE attenda il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso. Gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione e il cittadino interessato, questo perché essendoci una bilateralità, per l'appunto, non si può considerare acquisito per tacito assenso un atto di questo genere. I provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE, ricordiamo l'allegato B alle direttive stesse. La valutazione di impatto ambientale, l'AIA, la valutazione di incidenza, i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del Codice dell'Ambiente. Ancora l'articolo 17 delle direttive precisa che gli adempimenti di cui ai precedenti punti A e B, quindi i contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione e l'interessato e i provvedimenti espressi previsti dalla normativa dell'Unione Europea, convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi. Quindi il SUAPE svolge normalmente la conferenza di servizi e alla sua conclusione, nel caso in cui questi atti non fossero pervenuti entro i termini della conferenza stessa, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento in questi casi, legato al mancato rilascio degli atti che il SUAPE è tenuto ad attendere, non è imputabile chiaramente al SUAPE, ma all'ente eventualmente competente per il rilascio degli atti stessi. Per gli altri adempimenti, quindi la VIA, l'AIA, la VINCA, eccetera, le istanze sono presentate direttamente presso l'ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente. In particolare, il procedimento unico per l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi in questi casi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell'iter per il rilascio degli atti di assenso sopracitati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico. Quindi anche nel caso, ad esempio, di VIA, di valutazione di incidenza, eccetera, non è necessario che il proponente aspetti la conclusione del procedimento esterno al SUAPE per trasmettere la pratica al SUAPE stesso, ma i due possono viaggiare in parallelo, fermo restando il fatto che il SUAPE non potrà mai e comunque concludere il proprio procedimento fino a che non si è concluso il procedimento escluso dalla sua competenza.
La legge 24 stabilisce quali sono i termini ultimi per la conclusione del procedimento in conferenza dei servizi. Il termine ordinario entro il quale il procedimento in conferenza dei servizi si deve comunque chiudere è di 60 giorni per le pratiche ordinarie, elevati a 105 giorni in caso di procedimenti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, quindi non semplificata. A questi vanno aggiunti il numero di giorni intercorrenti eventualmente tra la richiesta di documentazione integrativa e la trasmissione della stessa documentazione integrativa al SUAPE per un massimo di 30 giorni. Questo significa che la legge 24 non prevede a rigore una sospensione dei termini del procedimento, ma una dilatazione dei termini del procedimento fino a 30 giorni, appunto tra la richiesta e la trasmissione della documentazione integrativa. In ogni fase del procedimento, quando ci fosse una richiesta di documentazione integrativa o di correzione di eventuali errori progettuali, l'interessato ha la facoltà di richiedere l'assegnazione di un termine ulteriore fino ad altri 30 giorni, quando appunto c'è la necessità di un tempo maggiore per produrre ulteriori documenti per scongiurare l'esito negativo del procedimento. Quindi al massimo il termine per la conclusione del procedimento può arrivare a 120 giorni elevati a 105 più 60, quindi 165 giorni in caso di autorizzazione paesaggistica non semplificata. Quando la conferenza di servizi si conclude con esito favorevole, ma è necessario acquisire ulteriori documenti dall'interessato che non devono più essere valutati come pagamenti, polizze fideiussorie, assolvimento dell'imposta di bollo e simili adempimenti, il SUAPE provvede comunque all'adozione del provvedimento finale nei termini. Da quel momento il procedimento si intende concluso e quindi da quel momento si calcola appunto la durata del procedimento, ma rilascia il provvedimento all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento stesso. Questo principio non si applica al pagamento degli oneri e di urbanizzazione al contributo sul costo di costruzione per il quale la norma prevede un'apposita disposizione che adesso vediamo. In caso di permesso di costruire a titolo oneroso, il calcolo degli oneri di urbanizzazione del contributo sul costo di costruzione deve essere redatto dal progettista e allegato alla dichiarazione autocertificativa. Mentre non è dovuto all'atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa il versamento di questi oneri. Il mancato pagamento appunto degli oneri, anche in modalità rateale se ammessa dal comune, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Questo significa che nei provvedimenti in conferenza di servizi il SUAPE adotta e rilascia il provvedimento finale, condizionandone l'efficacia alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. I termini di validità temporale, del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento. Quindi il SUAPE rilascia il provvedimento, ma comunque prima dell'avvio dei lavori l'interessato deve trasmettere la ricevuta del versamento degli oneri dovuti. E comunque l'anno previsto dalla norma per l'inizio dei lavori dopo il rilascio del provvedimento decorre dal rilascio anche se il versamento non è stato effettuato. La norma regionale sarda si occupa anche del silenzio assenso nel caso di procedimento in conferenza di servizi. Se tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica rientrano nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione o del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 241 del 90, secondo l'indicazione contenuta nella tabella di ricognizione dei regimi di cui all'allegato B alle direttive SUAPE, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini che abbiamo visto poc'anzi, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda e quindi si forma il silenzio assenso sul provvedimento unico. Vedete, la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi per tutti i titoli abilitativi che necessitano della conferenza di servizi prevede separatamente, se si applica il tacito assenso in conferenza di servizi secondo le regole che abbiamo visto nell'apposita videolezione, e se si applica il silenzio assenso ex articolo 20 della legge 241 del 90, quindi se si forma il silenzio assenso nei confronti del cittadino.
Non dobbiamo confondere queste due fattispecie, in quanto la prima è una forma di silenzio a senso interno che intercorre tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento e il SUAPE, che è amministrazione procedente, mentre il secondo, il silenzio a senso ex articolo 20, si forma nei confronti dell'interessato che ha trasmesso la pratica al SUAPE quando il procedimento non viene concluso nei termini. È importante ricordare che le eccezioni previste per il tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi e per il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 241 sono profondamente diverse. In particolare, il tacito assenso nell'ambito della conferenza dei servizi è escluso esclusivamente per i casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione Europea prevedono l'adozione di provvedimenti espressi, mentre il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 241 ha molte più eccezioni, quindi ci sono molti più casi nei quali il silenzio assenso non trova applicazione. E in particolare non si applica per tutti gli atti e procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità. Ancora ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione dei provvedimenti amministrativi formali, che sono le eccezioni anche del tacito assenso in conferenza, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, e tutti gli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Vediamo quindi che il campo di applicazione del silenzio assenso esterno, quindi nei confronti del cittadino richiedente, è molto più limitato rispetto al silenzio assenso interno della conferenza dei servizi. La legge regionale 24 del 2016, tuttavia, fa un passo avanti rispetto a questa definizione e precisa che il silenzio assenso si forma anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge 241 del 90 abbiano trasmesso al SUAPE le proprie determinazioni favorevoli. Quindi, supponendo che il SUAPE abbia indetto regolarmente la conferenza dei servizi e che in quel procedimento sia esclusa l'applicazione dell'articolo 20 perché poniamo ad esempio ci sia un'autorizzazione paesaggistica, se gli enti competenti al rilascio dell'atto escluso dall'applicazione dell'articolo 20, quindi in questo caso nel nostro esempio dell'autorizzazione paesaggistica, si esprimono favorevolmente nell'ambito della conferenza dei servizi, se il SUAPE rimane inerte, quindi non emette il provvedimento unico conclusivo, alla scadenza dei termini si forma comunque il silenzio assenso. In conclusione, la legge 24 prevede che i procedimenti in conferenza di servizi in ambito SUAPE si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo sulla conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 69 del 2013, che prevedono appunto un indennizzo per l'interessato di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di procedimento, comunque complessivamente non superiore ai 2000 euro. In ogni caso, nei provvedimenti rilasciati in ritardo, occorre indicare espressamente il termine previsto dalla normativa vigente e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo. Inoltre, sempre le direttive prevedono che per i procedimenti conclusi con oltre 15 giorni di ritardo, l'interessato ha diritto a richiedere il rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE.